La rassegna stampa è offerta da lunedì 25 luglio, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Iniziamo con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il Corriere della Sera, la confessione del killer. Sottotitolo: aveva pensato di colpire anche il Papa e l'Italia. Memoriale di 1500 pagine annunciava la strage. Per la legge norvegese rischia solo 21 anni. Al centro, rogo a Roma, treni nel caos, danni gravissimi, ritardi e cancellazioni da nord a sud, previsti disagi per un mese. In basso a destra, largo ai giovani 56enni, rettore blocca concorso per ricercatore, vinto da maturo candidato. Proseguiamo con il quotidiano romano Il Messaggero, incendio alla stazione Tiburtina, treni nel caos. La strage annunciata sul web, trovato il delirante memoriale del killer, minacce all'Italia e al Papa. Norvegia, cerimonia per la vittima o agito da solo, dice Breivik. La polizia cerca i complici. In basso, l'ultima notte folle di Amy Winehouse, uccisa da un mix di cocaina, eroina ed ecstasy. E ora la stampa, rogo nella stazione di Roma, Tiburtina, Italia dei treni in tilt, cortocircuito però non si esclude il dolo, convogli cancellati, ritardi di ore e disagi da nord a sud. La strage annunciata sul web, meglio ammazzare tanti, il killer rischia al massimo 21 anni, polemiche sulla polizia. I mondiali di nuoto, Federica Pellegrini torna e si riprende il mondo, si prepara al ritmo di Lady Gaga, festeggia l'ora dei 400 con lingua fuori alla Del Piero. La pagina locale con la Gazzetta del Mezzogiorno, tragedia in piazza Sant'Oronzo, muore un 22enne di San Giorgio Ionico, giovane stroncato da un malore mentre assiste a battiti live. Il problema Puglia, sale il pressing per i precari della sanità, sono 530 tra medici, amministrativi e infermieri. Infine riunione, oggi alla regione l'emergenza cozze tarantine, lo stop alla vendita per le tracce di diossina. La Gazzetta di Lecce, Gallipoli in tre con i fucili spianati all'assalto del Praia e a Porto Cesareo un centauro rapinato in strada della moto. Prelievo da 40.000 euro mentre i dipendenti contavano i soldi degli incassi di venerdì e sabato. Ultima ora, il 22enne Pierfrancesco Mazza di San Giorgio Ionico, Giorgio stroncato da un malore mentre assiste a battiti live, tragedia in piazza Sant'Oronzo. Ospedale Vito Fazzi, neurochirurgia in coma, si rischia il collasso, primario in pensione, personale carente, attrezzature obsolete. I medici lanciano l'allarme. L'evento Taranta Lecce, scende in campo la fondazione. Lecce, la scomparsa di Pasquale Pascariello. Infine il Nuovo Quotidiano di Puglia, malore a battiti, muore in piazza, la festa si trasforma in tragedia, vani soccorsi per un 21enne stramazzato davanti a centinaia di persone durante il concerto. La testimonianza, alcuni ragazzi l'hanno portato nel bar e chiedevano aiuto. Assalto armato in discoteca, tre banditi a Praia di Gallipoli, bottino 40.000 euro. Il furto, derubata in strada la titolare della Conad, i malviventi in fuga con 20.000 euro. Incidente, travolti da un'auto pirata, gravi due centauri, ma è giallo. Il calcio, capitan Giacomazzi si scusa, con Diamutene ho sbagliato. E ora le pagine interne, Perrone, pago il palco, Taranta a Lecce, oggi l'ok, vertice a palazzo e si pensa ad una star. Dalla festa alla tragedia, malore in piazza, giovane muore al concerto di battiti. La vittima è del Tarantino, Pierfrancesco Mazza, impiegato in un call center, arrivato da San Giorgio Ionico con l'inseparabile Roberta. Il 21enne si accascia al suolo davanti a centinaia di persone, vani, soccorsi, l'ambulanza si fa largo, a fatica, tra la folla. Sul palco la polizia, avanti per motivi di sicurezza, e lo show continua. Allarme criminalità, assalto armato in discoteca, in tre portavano via 40.000 euro, paura all'alba, dipendenti del Praia, ostaggio dei rapinatori. I malviventi armati e mascherati sono entrati in azione alle 5. L'altro colpo a Melendugno, rubato l'incasso del Conad, scappa con 20.000 euro. Cocaina fra le strade della Movida, tre arresti, presi un leccese e due donne di Surbo e Trepuzzi. A Casarano, travolti dall'autopirata, gravi due giovani, in prognosi riservata una 31enne e uno giovane di 17 anni su due diversi ciclomotori, indagini per scoprire la verità. Ennesimo incendio, appello al prefetto, un registro delle aree bruciate per sbloccare le speculazioni. A Santa Cesaria, nuovo allarme l'altra sera nella zona di Macchia, non lontano dalla discoteca e da un punto ricettivo. Concludiamo infine con lo sport, posti in piedi a centrocampo, per il Lecce un'arma in più, Strasser e Obodo garantiscono interdizione e qualità, Piatti la fantasia.
Giaco, con Dedè tutto chiarito, abbiamo dato un brutto esempio. Il capitano non si sbilancia sul modulo da applicare, ma guarda con fiducia alla nuova stagione. Intanto, per quanto riguarda il mercato, Quadrato e Julio Sergio, settimana decisiva. E anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Noi vi diamo appuntamento a breve col nostro telegiornale. A dopo. La rassegna stampa è stata offerta da...